Eco Alfa 4 Golf Uniform QSL. Già, corretto, corretto. Eco Alfa 4 Genova Udine, 5-9 per te. Wow, grazie per il 5-9, sono con 4 watt. Tu arrivi 5-9, 5-9 più. Eco Alfa 4 Golf Uniform QSL. Ok, 4 watt o 4 watt solo? Sì, 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 sto facendo un video e metterò sul mio canale YouTube. Sono con il True SDX. True SDX è un dipolo, QSL? Oh, fenomenal, fenomenal, muy bien. Enhorabuena, 5-9 para ti, saludos. Ciao a tutti da Emilio, India Uniform 8, Quebec Tango Mike. In questo video vi mostro la realizzazione di un dipolo leggero per attività in QRP, pensato per essere montato su una canna da pesca da 6 metri, facile da trasportare, ideale per attivazioni sul campo come pota o sota. Non sono un tecnico, ma uno sperimentatore curioso e quello che so lo imparo un po' alla volta, anche grazie ai vostri commenti e suggerimenti qui sul canale. Questo progetto è nato proprio dalla voglia di provare, migliorare e capire cosa funziona meglio, sul campo e non solo. Sul tavolo ho tutto il mio piccolo setup QRP, la radio, il True SDX, un coassiale da circa 6 metri RG316 già intestato SMA BNC, la canna da pesca che è una Lakeside 100 Travel della Decathlon, lunga 6 metri, io ho utilizzato solo circa 5 metri visto che il cimino è molto sottile, un picchetto modificato per ospitare sia la canna da pesca della Decathlon tramite questo tubo diametro 50 in PVC, sia la Spider Beam da 10 metri tramite questi due collari da 2 pollici. E ovviamente il dipolo multibanda. Alla base del dipolo c'è un balun 1-1 su ferrite FT-140-43 che ho realizzato usando RG-316 e l'ho montato inizialmente in un contenitore arancione, anch'esso stampato in 3D. In un secondo momento ho voluto provare un nuovo filamento e così ho stampato un contenitore verde e ho trasferito all'interno il balun 1-1 su RG-316. Nel case arancione invece ho inserito un balun tipo guanella per fare qualche confronto in più in futuro e capire quale dei due si adatti meglio a questo tipo di dipolo. In questo video il protagonista è quindi il balun con RG316 nel contenitore verde che ho misurato con il nano VNA per valutarne il comportamento in termini di impedenza e di perdite. Un grazie speciale va ad Alessandro India Zulu 4 Victor Quebec Sierra che mi ha guidato con spiegazioni chiare su come interpretare le misure e valutare le prestazioni del balun. Il contenitore del balun è stato progettato per incastrarsi direttamente sulla canna da pesca, senza bisogno di fascette o supporti esterni. Il dipolo che ho realizzato nasce dall'esigenza di avere un'antenna leggera, portatile e veloce da montare, ideale per le uscite in portatile con la mia radio QRP, il True SDX. Prima di utilizzare il dipolo sul campo, ho effettuato delle misurazioni con il nano VNA per verificare l'impedenza e in particolare la perdita introdotta dal balun 1-1. Devo ringraziare Alessandro India Zulu 4 Victor Quebec Sierra che mi ha fornito istruzioni molto chiare e dettagliate su come effettuare queste misure in modo corretto. Partiamo dal centro dell'antenna. Il cuore dell'antenna è un balun 1-1 avvolto su una ferrita FT-140-43 con delle spire in controfase realizzate direttamente con RG-316. Ho collegato questo balun 1-1 ad un carico fittizio 50 ohm e all'uscita a un nano VNA per misurare l'impedenza. Questo è il range che ho utilizzato, va da 1,5 MHz a 30 MHz. Come si può notare, sulle basse frequenze l'impedenza si mantiene intorno ai 50 ohm, a salire man mano che saliamo di frequenza, a 14 MHz abbiamo 52 ohm, con tendenza sempre a salire per arrivare a un massimo di 61 ohm a 30 MHz. Adesso misuriamo invece la perdita che ha questo balun 1-1. Il range è sempre da 1,5 MHz a 30 MHz. Notiamo che a 3,7 MHz abbiamo una perdita di 0,07 dB con tendenza a salire sui 7 MHz
abbiamo uno 0.13 dB sui 14 mega 0.27 a salire per un massimo di 0.63 a 30 MHz. Ho usato del cavo coassiale RG316 lungo circa 6 metri, già indestato con connettore BNC da un lato ed SMA dall'altro, così da poterlo collegare direttamente alla radio senza bisogno di adattatori. I due bracci del dipolo sono stati realizzati con filo AVG22 rivestito in silicone. Per creare i link tra le varie bande ho utilizzato dei piccoli isolatori stampati in 3D e dei connettori banana plug da 2 mm fissati con guaina termorestringente per una maggiore durata. Alla fine di ogni braccio ho aggiunto circa un metro di cordino sottile e due picchetti per agguarare il tutto a terra. In giardino ho tarato l'antenna per le bande 40, 30, 20, 17, 15, 12 e 10 metri. In campo, durante l'attivazione, ho notato che dai 15 metri in su l'SVR era leggermente più alto, intorno a 1-1.4. Ho risolto stringendo un po' l'angolo tra i bracci. Nel complesso l'antenna si è comportata molto bene, con soli 4 watt riuscivo ad arrivare 5.9 a Madrid. È una soluzione che consiglio per chi cerca qualcosa di leggero ma efficiente per le attivazioni portatili. Nel prossimo video vedrete la prova sul campo, con tutta la stazione portatile montata, il dipolo, la radio, la canna da pesca e il picchetto. In quell'occasione ho fatto un'attivazione Parks on the Air e nonostante la propagazione non fosse il massimo, sono riuscito a collegare Madrid con un 5.9 usando solo 4 watt. Un risultato che chiaramente è frutto anche di altri fattori come la posizione, la propagazione stessa e magari un po' di fortuna. Se vi interessa vedere la parte pratica, vi invito a guardare anche il secondo video appena sarà online. Fatemi sapere nei commenti se avete domande, suggerimenti o se volete vedere anche il confronto tra i due baluni in un video dedicato. Alla prossima e come sempre buoni QSO e buoni DX!